Buongiorno a tutti, grazie dell'invito che mi avete rivolto come Associazione Italiana Telematica, Trasporti e Sicurezza. Purtroppo, come vi è noto, non posso essere presente fisicamente al convegno, però ci tenevo moltissimo non solo a salutarvi, istituzionalmente come Presidente della Commissione Trasporti, ma anche per ringraziarvi della importanza della riflessione che oggi svolgerete. Una riflessione che mette al centro due grandi questioni: l'innovazione tecnologica legata alla mobilità, specie diciamo nei grandi centri urbani, e il tema della sicurezza. Entrambe le questioni sono in qualche modo collegate attraverso il nodo, della digitalizzazione, della capacità di rendere davvero innovativi i nostri servizi. Perché è del tutto evidente che in questa fase storica in cui stiamo provando a concentrare gran parte delle risorse sia in riferimento al PNRR, ma anche diciamo alle altre fonti di finanziamento nei canali nazionali sul tema delle infrastrutture, dobbiamo anche avere la capacità di cambiare le infrastrutture e di rendere possibile un servizio intermodale e connesso attraverso un forte utilizzo delle nuove tecnologie. È la sfida a cui soprattutto i grandi centri urbani sono in qualche modo richiamati per riuscire a fare in modo di avere davvero un servizio mass. Questo significa cambiare gli orizzonti della mobilità. Da un lato, ovviamente, avrà sempre più peso e importanza il sistema del trasporto pubblico locale, dall'altra, però, l'integrazione dovrà essere garantita anche con i servizi che attualmente svolgono i privati. Pensiamo a cosa significa questo in termini di capacità e anche di dimostrazione di capacità di efficientamento nelle città. Significa mettere in campo una strategia di riforma vera del trasporto pubblico locale. Finora il trasporto pubblico locale è ancora troppo diversificato da città a città. Nel nord, spesso, molto spesso, i servizi funzionano, a Roma i servizi ancora non funzionano. E questo ovviamente determina una conseguenza in termini di sbilanciamento verso l'utilizzo di altri tipi di sistemi di mobilità. Se vogliamo, ripeto, favorire un sistema di integrazione reale, dobbiamo dare completezza a quella strategia di riforma del trasporto pubblico locale che era stata annunciata anche da questo governo, ma che finora anche nell'ambito del PNRR non è stata attuata. A titolo personale, ho individuato una serie di proposte che sono attualmente all'esame del decreto trasporti e che riguardano soprattutto la capacità di aggregarsi delle varie società per avere più facilità nella spesa, ma anche negli investimenti sui mezzi elettrici che sono poi in grado di migliorare l'ambiente nei nostri territori, e dall'altra dare risposte soprattutto alle categorie che in qualche modo soffrono di più l'assenza di servizio, come per esempio le persone con disabilità. Abbiamo quindi, diciamo, da un lato l'esigenza di riformare il tema pubblico del trasporto regionale e locale, dall'altra, come dicevamo, un'intermodalità e una capacità di connessione, soprattutto attraverso le piattaforme digitali, dei sistemi che sono anche garantiti dai privati. Il tutto, ovviamente, con la finalità di migliorare l'ambiente dei nostri territori, ma anche di migliorare sempre più l'utilizzo, diciamo, dei sistemi di massa, anziché, diciamo, l'utilizzo personale e individuale dei mezzi privati. Questo, diciamo, nostro lavoro, che è un lavoro ovviamente in itinere e che riguarda, diciamo, tante città, ha trovato nei PUMS, quindi in queste forme, in questi canali di finanziamento ministeriale, sicuramente un punto importante, diciamo, di investimento. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo farlo con una capacità di progettazione, più elevata rispetto ad oggi, e dobbiamo farlo con un cambiamento continuo delle regole in termini di semplificazione e velocizzazione delle opere che in parte è stato attuato col PNRR, ma che stiamo vedendo anche alla prova dei fatti, anche con il continuo reiterarsi dei ricorsi per quanto riguarda opere importanti, che deve essere analizzato anche nella parte relativa appunto ai ricorsi che spesso le società
producono e che non sono sempre, diciamo così, giustificati. Questa è la sfida, ripeto, del PNRR, ma non solo, è la sfida di una lotta vera e il più possibile efficace sul tema della sburocratizzazione del nostro paese, che da un lato deve finanziare sempre di più sistemi appunto di mobilità urbana, dall'altra però deve anche creare le condizioni perché queste risorse vengano spese davvero e producano infrastrutture capaci di essere realizzate in un numero di anni che sia tollerabile da parte dei cittadini. Gran parte dell'opposizione alle opere pubbliche nel nostro paese nasce da quell'incapacità di garantire tempistiche certe. Quindi sicuramente dobbiamo lottare contro chi in questi anni ha favorito la logica del no nel mio giardino oppure diciamo della decrescita felice, ma dobbiamo anche allo stesso tempo lottare contro una forma diciamo di sfiducia che i cittadini hanno maturato nei confronti delle opere a causa dei tempi lunghi di realizzazione. E l'unico modo per recuperare fiducia è continuare a finanziare in sistemi che migliorino la vita, la qualità ambientale dei nostri territori, ma di farlo anche con un sistema di regole che garantisca una tempistica certa. È il lavoro su cui siamo impegnati, è il lavoro di cui sicuramente oggi parlerete tutti assieme. Io vi ringrazio ancora moltissimo dell'attenzione che mi avete dedicato e mi scuso nuovamente per non poter essere lì con voi, ma ci saranno senz'altro occasioni di confronto e anche di scambio di idee per i prossimi passaggi di vita parlamentare e di governo.